Drop it. Salve a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniel. Come potete ben vedere, abbiamo qui con noi le nuove bustine, la nuova espansione di Final Fantasy Trading Card Game Opus 2, alla faccia di tutti quelli che mi scredevano su questa serie, che dicevano non usciva, sarebbe uscita in ritardo, chissà quando mai la vedremo, eccetera eccetera, date sono fazze. Ce l'abbiamo, come era stato detto, a fine marzo, inizio aprile c'era stato il pre-release, è stato fatto a Modena, non so se alcuni altri negozi sono riusciti a organizzarlo, ma c'era la fiera di Modena, l'evento speciale in cui veniva data anche la promo, e sono arrivate anche le buste, quindi in vendita, e possiamo dunque giocare con queste nuove carte e aggiungere ai nostri mazzi. Abbiamo oggi 4 buste di questa espansione, però ne andremo ad aprire solo 2, perché le altre 2 ce le apriremo in un futuro video, quindi ce le mettiamo da parte per il momento, e quindi ci apriremo queste 2, andremo a vedere questa nuova espansione, da quante carte è composta, da cosa possiamo trovare, da quali set di quali Final Fantasy principalmente è incentrata. Se non sbaglio si tratta dell'8, del 14 e del 12. Andiamo come sempre a vedere cosa è contenuto in un pacchetto e da cosa è composta la collezione. Vediamo sul retro che come sempre abbiamo 12 carte per busta. Questa espansione è composta da 60 comuni, 42 rare, 32 carte hero e 14 legend. Se non sbaglio più o meno siamo agli stessi livelli della precedente, e 148 stavolta soltanto carte premium. L'altra volta nella bustina di Opus 1 potevamo trovare le versioni premium o foil olografiche, come preferite, delle carte dei mazzi speciali, quelle indicate con la lettera S. Qui stavolta abbiamo solo le carte dell'espansione, e quindi abbiamo il rispettivo delle carte totali tra comuni, rare, hero e legend in versione premium. Vediamo se c'è altro, niente da dire. Ok, possiamo cominciare a spacchettare sulle nuove buste. Come potete vedere abbiamo Squall da Final Fantasy 8, che ovviamente ci fa capire che questa versione è incentrata su Final Fantasy 8. Queste buste non si aprono più come le precedenti, che bastava tirare lateralmente, e vabbè, allora le apriremo alla nostra maniera. Si aprono molto più leggiadramente, questa cosa non ero riuscito a farla dal box. E cominciamo subito senza fare il trick, dai. E abbiamo l'astrologo, carta soldato, una retroguardia da Final Fantasy 14 appunto, a 2 mana acqua, e mettendolo in dal scegliamo un'avanguardia e la attiviamo. Può essere interessante. 3000 da Tactics Ninja, continuano i personaggi di Final Fantasy Tactics a 2 mana o energie di tipo lampo, distruggi ninja e l'avanguardia che blocca, che viene bloccata dal ninja. Simpatico. Vedo guardia Final Fantasy 14 macchinista, un altro soldato, metti il macchinista nella break zone, scegli un'avanguardia in dal di costo 4 FV e distruggila a costo di 4, abbastanza pesantuccio. Ancora Tactics Baxter, abbiamo un'evocazione Carbuncle a costo 3, scegli un'evocazione che accetta come obiettivo un personaggio che controlli, annulla negli effetti, è una sorta di counter. Final Fantasy 3 Nintendo DS incantatore, ed è praticamente uguale all'incantatore che già avevamo in Opus 1. Metti l'incantatore nella Black Zone in questo turno, se un'avanguardia subisce danni questi aumentano invece di 1000 punti. Niente di che. A costo 1000 Vikingo, di nuovo quello di Opus 1 a costo 2, ci permetterà di pescare una carta quando entra in campo. Questa a costo 1 è un 1000 e fa lo stesso effetto. Ops, sono andato troppo avanti, intanto abbiamo già spoilerato la foil che è una comune. Cavaliere Nero, un soldato sempre di terra, a costo 4, è un 5000, per ogni punto danno che hai subito il Cavaliere Nero guadagna 1000 punti di forza. Come il Cavaliere Nero che già avevamo, era un 3000 a costo 3, questo è un 4 e un 5000 a costo 4. La olografica è una comune, è un 7000 da Dissidia ed è la Strega Caduca. Abbiamo questo nuovo tipo di personaggio che sono i cloni, qua vengono definiti, sulla versione inglese se non sbaglio erano definiti i manichini, e diciamo che sono copie di personaggi reali di Final Fantasy in versione
pupazzo, per così dire, questa sorta di personaggio cristallizzato, e hanno la loro tipologia che è appunto clone e hanno molti benefit che vanno in combo tra di loro. Questo personaggio ha costato un bel 7000 e quando viene messa sul terreno scegli una vanguardia controllata dall'avversario e la congeli. Non è neanche male. Prima rara ha un 8000 da Final Fantasy 12 Bergan. A costo 2 infliggi 1000 punti di danno a tutte le avanguardie controllate dell'avversario. Non male. Quando Bergan viene scelto come obiettivo da un'evocazione, mettilo nella Black Zone, piuttosto debole. Basta sparargli 1000 danni da un'evocazione e muore. Poi abbiamo Final Fantasy XII Penelo. Se tutte le avanguardie che controlli sono di ruolo avio pirata o di ruolo pirata, guadagnano 1000 punti forza. Per il momento nulla di che. Terza rara, Agrias, avanguardia, cavaliere con 5000 punti danno, lama del giudizio, quindi scartiamo un altro Agrias, ne avevamo da Opus 1 e mettendolo in Dal, scegliamo una avanguardia di costo 3 inferiore controllare l'avversario e la distruggiamo, niente male. Infine, Hero Legend, solito discorso, andiamo a spizzarcela ed è una Hero da Final Fantasy 4 Nintendo DS. Io spero sia il personaggio di tipo luce, vediamo un po', e invece no, è di tipo gelo, che non gioco, ed è Edward. A costo 2, mettendo in Dal, scegliamo una avanguardia e la mettiamo in Dal. Direi che poteva andare molto molto meglio. Seconda busta. Questa bustina non è stata granché, devo dire, non abbiamo cominciato bene a spacchettare con questa espansione. Speriamo meglio nella seconda e cominciamo sempre dal ninja. Ma è lo stesso di prima, tra l'altro. Bah, se il buongiorno si vede dal mattino. Arlecchino Lugubre, un altro clone. Questa è una copia di Kefka. A costo 2 è una retroguardia, scegli un clone che controlli, guadagna 2000 punti forza fino alla fine del turno. In questo turno, quando il clone che hai scelto passa dal terreno alla back zone, distruggi ogni carta non Arlecchino Lugubre che controlli. Altra comune da Final Fantasy 12, Van. Ah, è una comune, non me l'aspettavo, devo dire. Quando Van viene messo su terreno o attacca, scegli una delle guardie che controlli e attivala. Non è male, a costo 1 è anche un bel 3000. Potrebbe essere giocabile, anche questa carta mi dà un po' molto Gaia. Chocobo, soldato, a costo 1, 1000, primo colpo, le avanguardie che formano una squadra con Chocobo guadagnano primo colpo, è interessante. Ranger da Final Fantasy 3, tornano a pompa magna, costo 1 di tipo terra, mettendolo in danno scendiamo una guardia terra. In attacco, l'avanguardia che ha scelto guadagna 1000 punti forza fino alla fine del turno. Carino, ma nulla di che. Invocatore, gioca un'evocazione in costo 2 inferiore a tua mano senza pagarne il costo. In sostanza risparmiamo un costo, perché ci permette, mettendo in Dal lui, che darebbe un'energia di tipo acqua, risparmiamo un costo se costa 2, ma niente di che. Ninja, un altro ninja, a costo 2, mettendolo in Dal, scendiamo una guardia e gli infliggiamo 2000 punti danno. Di nuovo, comune foil, ancora ninja, ne abbiamo trovati in una montagna, questo è di tipo fuoco, a primo colpo a costo 2 un 4000, quando viene bloccato infligge 2000 punti danno all'avanguardia che lo blocca, quindi farebbe un totale di 6000 danni. Prima rara, Ashmal, l'ordinatore. Una evocazione di nuovo di tipo terra a costo 1 da Final Fantasy 12, scegli un ruolo o un elemento, fino alla fine del turno tutte le avanguardie che controlli guadagnano più 1000 punti forza e diventano del ruolo o elemento scelto. Per qualche mazza a combo potrebbe essere utile. Final Fantasy 12 ancora, Zargabat, stiamo continuando a trovare tutti i giudici. Questa è un'avanguardia di tipo gelo, a costo 3 o 5000, quando viene messo sul terreno puoi giocare un'avanguardia di costo 3 o inferiore di qualsiasi elemento eccetto gelo dalla tua mano. Ma anche questo in un mazza combo potrebbe avere senso. Terza rara, vediamo un po', da Final Fantasy 12 ancora, abbiamo Kuchulain l'impuro.
spero di averlo nominato bene, a costo 4 e un'altra evocazione con Xbox. Scegli un'avanguardia controllata dall'avversario, fino alla fine del turno l'avanguardia che hai scelto perde 1000 punti forza per ogni personaggio in duel controllato dall'avversario. E in più pestiamo una carta. Caruccio. E infine, ultima carta, leggendaria! Stavolta al primo spacchettamento abbiamo trovato una carta leggendaria. Emozione da Final Fantasy XII dovrebbe essere Yuna, costo non so quanto, è un 7000, infatti è Yuna leggendaria. È un 7000, come detto, a costo 3. Quando Yuna attacca tutti i personaggi di qualsiasi elemento, eccetto luce e oscurità, controllati dall'avversario, perdono tutte le loro abilità fino alla fine del turno. Mica male. E poi la sua abilità speciale si chiama Cambio Look, da Final Fantasy X-2 appunto, scegli un elemento e un ruolo, fino alla fine del turno Yuna diventa dell'elemento e del ruolo scelti. Non è affatto male, potrebbe andare in combo qualche mazzo, per esempio il mazzo soldato, con l'aiuto dell'abilità del guerriero della luce, che è proprio di tipo acqua e si trova in Opus 1 ed è una rara, potrebbe guadagnare buoni bonus, infatti per l'appunto dava 2000 punti di attacco e primo colpo. Bene, soddisfatto da questo primo spacchettamento, abbiamo trovato la nostra prima leggendaria. Io direi che per oggi è tutto, ricordatevi che abbiamo altre due buste da spacchettarci assieme presto, quindi rimanete su TCG Television, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!